Molte persone sognano di avere un proprio anime. Magari hanno anche già le idee ben chiare su come realizzare la trama, ma purtroppo il potere di uno difficilmente crea qualcosa. Ma se tu avessi a disposizione un intero team, pronto a disegnare, animare, suonare per te, immagino che sfrutteresti al meglio questa disponibilità. Magari il tuo obiettivo è fare un anime semplice da 12 episodi che passa in sordina, ma almeno entri a far parte ufficialmente di un mondo tutto nuovo. Oppure, se fortuna vuole, diventi il migliore del settore e inizi a sfornare un capolavoro dietro l'altro. Ma se invece la trama non fosse così bella? E se invece la trama fosse molto semplice? Perché cercare di complicarsi la vita? D'altronde la complessità non è apprezzata proprio da tutti. E quindi decidi di giocare semplice. Certo, un minimo la trama deve interessare lo spettatore. Se no il drop è abbastanza facile. E quindi ti impegni. Fai ricerche e scopri quello che piace al pubblico. E magari con la tua trama scarsa riesci a strappare qualche sorriso. E allora, dopo questo ragionamento, perché cazzo esiste un anime sull'obbligare le donne a far vedere le proprie mutandine a te spettatore? Perché sì, è pure in prima persona. Volete che vi legga la trama? Ok! La serie di doujinshi originale è inizialmente partita dall'illustratore Fortihara. E ha come punto focale delle belle ragazze / donne che mettono in mostra le loro mutandine e al contempo rivolgono all'osservatore uno sguardo sdegnato. Ce ne sono di molte tipologie e per tutti i gusti. Dottoresse, cameriere, infermiere, sacerdotesse, hostess, studentesse, fino anche alle suore. Già, questa era la trama. Sì, ma i giapponesi hanno bisogno di soddisfare certe perversioni. Non metto in dubbio che un giapponese appena tornato dal lavoro alla sera accende il PC per vedere un virtuale se stesso chiedere a una suora di far passare i suoi tormenti facendogli mostrare le mutande con sguardo sdegnato. Ma farci pure una seconda stagione? Certo, fortuna vuole che durino 5 minuti e la serie 6 episodi, ma è davvero interessante come il mondo dell'animazione ti può stupire a tal punto. È vero anche che l'anno scorso abbiamo visto gente sfilarsi calze in maniera sensuale, ma alle volte fa davvero strano vedere certe perversioni con i propri occhi. Certo, una volta un saggio ha detto: ognuno di noi possiede una perversione, che sotto l'occhio altrui risulta bizzarra. Ma non tutti abbiamo un team di animazione che può renderla reale. Peccato che non esista nessun saggio e che l'abbia appena inventata io. E quindi che cosa ci aspetterà in un futuro prossimo? Gente che spremerà i gomiti per far uscire l'olio di gomito? In maniera sensuale? Persone che sventolano le proprie ascelle per creare puzzo? Puzzo sensuale, ovviamente. Oppure alberi di Natale incinta? Non lo so, ma il Giappone ci stupirà ancora. E lo farà per tutti noi. O quasi.